Ridica 33 è una rubrica medica che va in onda nei nostri telegiornali a partire da questa sera, tutti i lunedì. A partire da questa sera e per lunga data, e io ho dovuto lasciare, per forza di cose, la tolda di comando all'ospite di questa serata, che ci seguirà a lungo, ed è il dottor Andrea Militello, che è un urologo e un andrologo. Buona serata, dottore. Buonasera, grazie per l'invito. Non le chiedo come va, ma passiamo subito al primo argomento che trattiamo questa sera e poi ne avremo altri a seguire. Disfunzione erettile, è un qualcosa che mette paura all'uomo, al maschio. Sì, è una parola, chiaramente è anche un sintomo, un segno che mette paura per ovvi motivi. La disfunzione erettile si definisce semplicemente come l'incapacità di ottenere e mantenere un'erezione dei corpi cavernosi che sia utile per avere un rapporto sessuale soddisfacente. È una patologia chiaramente non sempre dichiarata, quindi le percentuali o il numero delle persone coinvolte non è ben chiaro, ma si è stimato che ormai in Italia ne soffrono circa 4 milioni di uomini e addirittura, se ci portiamo a livello mondiale, il numero di persone affette da questo disturbo è di oltre 330 milioni. Non dichiarata perché l'uomo, quindi il maschio, dobbiamo sottolineare in questo caso, ha paura ad ammettere, forse anche a se stesso, che esatto, vive di questa disfunzione erettile. Esatto, non sempre viene subito accettata, e perché comunque è una condizione frustrante per l'uomo. Non nascondo che talvolta è quasi la donna che spinge l'uomo a fare la prima visita. La donna è abituata a interfacciarsi con un proprio specialista, l'uomo no, noi maschietti siamo un po' recalcitranti a fare una visita specialistica, quindi l'arrivo di questa disfunzione ci mette in ansia. Ricordiamo, lo dico per inciso, che la disfunzione erettile, al di là delle problematiche di cui parleremo, può essere anche un segnale di un problema cardiovascolare. Io dico sempre, può essere la spia di un motore. Quindi non prendiamola sempre come una malattia in sé per sé, ma come un eventuale anche segno di un problema, si dice in medicina, più sistemico, cioè del sistema cardiaco. Ma diciamo che potrebbe anche essere un'emozione la disfunzione erettile. L'andrologo ragiona in maniera organica, quindi il mio lavoro, ma c'è tutto, è giustissima questa osservazione, tutto l'aspetto della componente emozionale, psicogena. Un'emozione, una cosiddetta ansia da prestazione che ci interfaccia nel rapporto con un po' di insicurezze, libera in automatico la famosa adrenalina, gli ormoni da stress, che contrastano con il fenomeno della vasodilatazione e quindi ostacolano una buona erezione. Un vecchio giornalista che mi ha insegnato il mestiere tanti anni fa mi ha detto: fai in modo che quando parli di un argomento ti possa capire anche il lattaio dell'Ohio. E quindi a questo punto le chiedo, la disfunzione erettile arriva sul momento dell'atto sessuale o arriva prima ed è una cosa di testa? Allora, e qui in effetti ci sono varie sfumature, perché in effetti se è un problema di testa io vado già nei confronti del rapporto prevenuto con questa, come chiamiamo, ansia prestazionale, quindi può avvenire ancora prima del rapporto e dell'intimità. Ci sono, e qui ci spostiamo sulla parte un po' più organica, delle forme di disfunzione erettile che hanno un termine tecnico, fuga venosa, dove effettivamente io riesco a raggiungere l'erezione ma in fase penetrativa la perdo. Faccio sempre l'esempio ai pazienti del canotto con un piccolo buco. Si chiama tecnicamente fuga venosa e ha chiaramente questa delle cause vascolari. Problema grande, gigantesco, è che se qualcuno ha un problema medico, specialmente questo, perché poi credo ci sia un po' di vergogna a venirlo a raccontare a un medico, si va su internet e su internet si apre un mondo. Ha toccato un punto delicato, perché è giusto informarsi, anche perché così il confronto con il medico è già un po' più acculturato, però il pericolo è quello che se andiamo subito a confrontarci con il web, a me capitano persone che si sono purtroppo fatti delle diagnosi, che si sono proposti degli esami invasivi inutili e talvolta anche automedicati, per cui poi non riusciamo a tracciare insieme un giusto percorso diagnostico e terapeutico. Quindi l'informazione sì, ma affidarsi poi allo specialista che si dedica 10 ore al giorno a quell'argomento. A proposito della rete, di internet, a me viene anche in mente, no? Disfunzione erettile, magari la risolvo con quelle famose pilloline blu. Sì. È sbagliato? Allora, esistono in terapia e sono la prima arma terapeutica. Non abbiamo tanto tempo, quindi non possiamo allargarci molto, però può essere talvolta una prima arma terapeutica, ma non come sotto forma di automedicazione. Ecco, l'esempio già di prima, se la mia disfunzione erettile ha una base metabolica, ormonale o vascolare importante ed è quindi una spia di allarme, se io mi automedico con la pilloletta blu, risolvo il problema, ma non ho cercato minimamente la causa.
per cui ecco, è un po' pericoloso. Poi chiaramente le pasticchette blu o gialle possono aiutare molto nelle forme di disfunzione erettile di grado lieve o anche di tipo psicologico, dove esiste il sessuologo clinico, ma anche la terapia medica può dare un aiuto. Il paziente che viene da lei viene perché si convince di dover risolvere il problema o perché è spinto magari da una compagna, da una moglie? La componente del partner è molto importante percentualmente, lo vedo e a partire dalla prenotazione stessa, che spesso è sotto nome di una donna e poi mi vedo entrare un maschietto. In questo periodo la donna non può accompagnarlo del tutto perché ci stiamo proteggendo dalla situazione che sappiamo, ma spesso è la donna, anche perché c'è tutto un risvolto psicologico, insomma l'erezione non ottimale di riflesso può, non dico offendere, ma rendere meno contenta la donna per vari motivi, no? Quindi è anche la donna che ha desiderio che il proprio uomo riacquisti un'erezione valida, fermo restando appunto che lo fa per il suo benessere fisico e psicologico. Dottor Minitello, lei il 21 dicembre che cosa fa? Il 21 dicembre sarà ospite qui da noi, perché invito, abbiamo il secondo appuntamento. E sono ospite con voi, mi auguro anche in altre occasioni, che abbiamo molti argomenti. E quindi sicuramente sarà un piacere enorme. Grazie di cuore, dottore. Grazie buona a voi come sempre. E buona serata a tutti con Ridica 33.